tutti, oggi sono qua per parlarvi di tre nuovi manga, tre nuovi numeri uno di serie che valuterò se continuare o meno. Vi anticipo già da adesso che questi due titoli sono Star Comics e mi sono stati inviati dalla casa editrice, mentre l'altro fumetto è Flashbook e l'ho recuperato io, con i miei risparmi in fumetteria. Partiamo dal fumetto che non conoscevo per bene, che se non mi avesse proposto la casa editrice probabilmente non avrei acquistato io in primis, ovvero Dr. Stone. Di Richiro Inagaki e Boichi è edito appunto Star Comics al prezzo di 4,50€. Si tratta di una serie ancora in corso, se non sbaglio, in Giappone, che conta attualmente 10 volumi ed è una storia avventurosa in stile survival. In pratica, un bel giorno l'umanità intera è stata trasformata in pietra. A distanza di migliaia di anni iniziano però a risvegliarsi alcuni studenti liceali, fra cui i nostri protagonisti che cercheranno di ricostruire, diciamo, da capo la società in cui vivevano un tempo, perché infatti sono trascorsi talmente tanti anni che ormai il pianeta è tornato agli albori, è sommerso di vegetazione, non c'è più l'elettricità e tutte quelle invenzioni che hanno portato l'umanità a dove ci troviamo ad esempio oggi. Seguiamo quindi il percorso di questi due protagonisti nel tentativo di ricostruire ciò che hanno perso, ma soprattutto di capire perché l'umanità è stata trasformata in pietra e come è possibile spietrificare, diciamo, le persone che ancora sono rimaste intrappolate e che vedono appunto come delle statue. Secondo me le basi di questo manga sono veramente molto interessanti e mi ha ricordato un po' gli shonen che leggevo un bel po' di tempo fa. Nel senso che gli elementi in comune con il genere ci sono, compresi un po' anche i cliché, però non è una cosa che mi ha dato particolarmente fastidio, anzi mi ha intrattenuta veramente tanto. Ero molto curiosa di vederli all'opera, in particolare il personaggio che vedete in copertina, perché è un po' uno scienziato, un patito della scienza, diciamo così. E quindi è molto informato su tutti gli elementi, sul come fare a riprodurre certi materiali, certe sostanze, combinando quello che trova a portata di mano. Lo trovo molto interessante anche perché viene brevemente spiegato. Ora, io non so se si basa questo fumetto su delle nozioni vere o se è molto fantastico, però da come viene spiegato è tutto così complicato e macchinoso che sembra vero, sembra funzionare, o comunque ti dà quell'illusione che sì, è possibile. Ovviamente ci sono però tante difficoltà a cui devono fare fronte i nostri protagonisti, innanzitutto non soltanto la mancanza di quegli oggetti, quelle materie che consideriamo un po' fondamentali al giorno d'oggi, ma anche capire appunto perché tutti sono stati trasformati in pietra e come fare per salvare le persone a loro care. Hanno addosso anche una grandissima responsabilità, ovvero quella di ricostruire la società. Ci saranno infatti delle persone che vorranno ricostruire una società però purificata, in cui in realtà avviene una selezione, si decide chi è degno di sopravvivere a questa pietrificazione, chi è degno di essere risvegliato da questo lunghissimo sonno e chi no. E chi invece cercherà di restaurare un po' la società che c'era prima, di ricostruire insomma quello che è andato perso negli anni. Le basi, come vi dicevo, sono molto interessanti, ci sono tanti momenti abbastanza buffi e divertenti, un po' classici insomma, come vi dicevo, del genere. Il tratto lo trovo molto molto bello per una storia di questo genere, molto incisivo. Nonostante alcuni personaggi secondo me si somiglino abbastanza, soprattutto nei tratti del volto, devo dire che uno stile perfetto per questo tipo di storia, perché è dinamico, d'azione, avventuroso, quindi ci sta anche se non incontra pienamente i miei gusti. Questo primo volume mi è piaciuto molto, ma non credo che continuerò questa serie perché ho diverse altre cose che sto seguendo e al momento non sono più così tanto presa da questo tipo di shonen.
Però ho visto che, se non sbaglio, a Rimini Comics verrà presentato l'anime che verrà poi rilasciato, se non sbaglio, su Crunchyroll. Quindi probabilmente darò un'opportunità in più all'anime, magari cercherò di seguire l'anime per scoprire come andrà avanti la storia, perché in realtà sono molto curiosa. Andando avanti, ho acquistato il primo volume di Sussurri, novità flashbook, che ha un prezzo di copertina di 5,90 € ed è una storia di Fujitani Yoko. Ero rimasta molto incuriosita da questa storia perché vede per protagonista un liceale che si imbatte in un bambino e da subito capisce di avere un collegamento speciale con questo bambino, capisce che è in grado di sentire le voci degli oggetti ma anche degli animali e se ne rende conto perché anche lui da piccolo poteva sentire queste voci. Fra i due quindi si instaura questo legame molto particolare, nonostante la grande differenza di età, perché comunque parliamo di un bambino, penso di asilo, primissimi anni di elementari, e un ragazzo invece al liceo. Il tratto di questa storia è molto delicato, molto dolce, gli animali che ci vengono presentati e soprattutto i bambini sono molto molto kawaii con queste linee rotonde. È essenzialmente uno stile che a me piace. Come dicevo, la storia si basa su questo potere molto misterioso perché non si sa bene da che cosa derivi, come funzioni esattamente. Fatto sta che i protagonisti si ritrovano a sentire le voci degli oggetti, della loro vita di tutti i giorni, anche del divano, della pallina che si lancia al cane, sentono le voci degli animali. Insomma, è una cosa molto particolare a cui altre persone potrebbero far fatica a credere. E che può creare proprio per questo motivo della discriminazione, dell'allontanamento. Soprattutto il protagonista, il ragazzo più grande, ha avuto un'infanzia difficile. Ci viene ripetuto diverse volte in questo manga, ma in realtà non si va ad approfondire. Probabilmente ha avuto un passato difficile perché questo potere l'ha isolato dagli altri, l'ha reso incompreso, si è sentito incompreso e non libero di esprimere al 100% se stesso. Ma questo non viene spiegato, ci viene lanciato qualche indizio qua e là, quindi sta a noi un po' cogliere che cosa sia successo. Al di là di questo, ho trovato che in realtà ci sia molto fumo in questa storia che non si vada veramente ad approfondire, perché ok, quello che lega i protagonisti è questo potere, diciamo, ma da che cosa deriva? Che perché inserire questo elemento nella storia? Io inizialmente pensavo che questa sensibilità particolare dei personaggi principali portasse poi ad una attenta riflessione sul modo in cui trattiamo gli oggetti, le cose che ci appartengono o meno, al modo in cui trattiamo gli animali, al modo in cui li consideriamo. Insomma, pensavo ci fosse, tra virgolette, una filosofia abbastanza profonda dietro a questo tipo di potere. In realtà è tutto molto infantile, quasi un gioco. E la cosa mi ha abbastanza disturbata, nel senso che è una storia carina, ma non è nulla di più. Non mi ha lasciato veramente niente, non mi ha lasciato nemmeno la curiosità di capire se in futuro verrà approfondita o meno questo aspetto. Ed è un peccato secondo me, perché le premesse sono molto interessanti. C'è appunto questo velo di mistero, tra l'altro, che avvolge questo potere, ma rimane lì sospeso. Non si va ad approfondire nemmeno il lato, diciamo, psicologico dei personaggi, che è una cosa che sento che mi pesa man mano che vado avanti, perché ci tengo che vengano approfonditi i personaggi, ci tengo a rimanere colpita dalle loro storie, a capire come ragionano, perché si comportano in un modo o nell'altro. Capisco che uno dei personaggi principali sia un bambino e quindi magari è un po' più difficile caratterizzarlo, dargli qualcosa in più, però dal momento che abbiamo un adolescente e un bambino che si trovano legati ma che si comportano come se avessero in realtà la stessa età come due bambini e affrontano ogni giornata come una sorta di avventura, senza mai ad andare ad approfondire, a capire perché si sentono come ci viene descritta in quest'opera. Non so, mi ha lasciato veramente molti dubbi. Non è stato così terribile come manga, nel senso che è stato abbastanza piacevole leggerlo, però mi ha infastidita questa cosa perché mi ha dato proprio l'idea di essere una storia infantile, abbastanza fine a se stessa, che non è necessariamente un male, ma per come sono io lo è perché non incontra pienamente
le storie che vorrei invece trovare. Questo comunque è il primo volume di 6, la serie è completa in Giappone, non so bene come quando usciranno qua in Italia, però ecco, sono editi da Flashbook, come vi dicevo. L'ultimo titolo di cui vi andrò a parlare oggi è Yotsuba, di Kiyohiko Azuma, edito Star Comics al prezzo di 6,90 €. Questo è un altro di quei titoli che avevo adocchiato, ma che mi incuriosivano fino a un certo punto, perché si tratta essenzialmente di una storia molto quotidiana, abbastanza leggera, che vede per protagonista una bambina, Yotsuba, che si trova a dover traslocare con il padre. Si trasferisce in un posto completamente diverso e all'inizio fa fatica anche a credere, no, di essersi spostata, fa fatica a capire appunto che la sua nuova casa sarà in un altro posto. Ed è una ragazzina super piena di vita e di entusiasmo. Si dimostra essere molto curiosa verso le novità, cerca di fare amicizia con i vicini, con le ragazze della sua età, ma anche quelle più grandi. Ogni cosa per lei è una novità, come ad esempio anche il condizionatore. Oh mio Dio, che cos'è questa diavoleria? È veramente una bambina innocente ed è stato molto divertente per me approcciarmi a questo fumetto perché appunto è una storia quotidiana che ti fa vivere attraverso degli occhi completamente diversi appunto la quotidianità. Quelle cose che noi diamo per scontate, per quasi noiose, viste attraverso gli occhi di una bambina invece, così particolare. Viene infatti definita spesso strana per questo suo approccio alla vita, alle novità, alle persone. È semplicemente, secondo me, un modo di abbracciare pienamente la vita, cercando di cogliere tutto, tutto il positivo, solo le cose belle possibilmente. È una storia che parla per certi versi anche di famiglia, c'è anche qualche tema un po' più generale, importante, come ad esempio il riscaldamento globale, parlando appunto di condizionatori. È stato bello vedere interagire una bambina così piccola con delle tematiche così grandi e complicate, anche se tutto viene affrontato in maniera comunque leggera e molto semplice. È stato secondo me importante inserire anche questo tipo di tematica all'interno di una storia di questo genere. Come dicevo, è una storia molto simpatica, solare, fresca, quindi molto molto buffa. Lo rivediamo anche nel tratto, soprattutto non soltanto in Yotsuba, ma anche negli altri personaggi comunque con cui viene a contatto. Sono spesso disegnati in maniera, diciamo, stilizzata le loro espressioni, proprio per rimarcare quanto siano buffe e divertenti. Di sicuro, se state cercando una storia diversa, originale, particolare, questo manga, non aggiunge nulla di nuovo, ma perché il suo intento è quello di raccontare comunque una storia abbastanza quotidiana. Attraverso però, come vi dicevo, un punto di vista molto particolare e diverso. Secondo me è il titolo perfetto se state cercando una lettura leggera e divertente, che non vuol dire superficiale o sciocchina, assolutamente. Io devo dire che ho apprezzato tantissimo questo fumetto e sarei molto curiosa di proseguire per vedere che risvolti prenderà la storia, soprattutto vista la notizia, tra virgolette, scioccante che abbiamo alla fine di questo volume che riguarda un po' le origini di questa bambina. Mi pare di capire che questa serie sia ancora in corso in Giappone, che conti attualmente 14 volumi, quindi abbastanza impegnativo, mi immagino quindi di seguire questa bambina probabilmente anche nella sua crescita, non lo so, penso io. E nulla, questi erano i tre manga di cui vi volevo parlare oggi, mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se li avete già letti, quali sono state le vostre impressioni al riguardo. Soprattutto fatemi sapere di Sussurri, perché per me è stata una delusione pazzesca, non mi sarei mai immaginata di non apprezzare questa storia, quindi ci sono rimasta veramente male. Fatemi sapere se lo avete letto anche voi, che cosa ne avete pensato per l'appunto. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!